Il femminello è una persona che sin da bambino, anche se è nato maschio, si è sempre sentito femmina. Può sembrarvi una cosa ridicola, una pagliacciata, una carnevalata. Per me non è così. Io sin da bambino volevo fare i giochi delle altre bambine. Per me era naturale essere così, come lo è per voi, se maschio o femmina, a seconda di come siete nati. Era naturale desiderare di giocare con le bambole, o crescendo, di sognare un abito da sposa, o un marito, o di avere dei bambini. Era naturale desiderare di occuparmi della casa, delle faccende domestiche. Era come mettere tutti i pezzi di un puzzle al loro posto, niente di scandaloso o di trasgressivo, come può sembrare più. Finché un giorno trovai in casa una parrucca. Potevo avere 8, 9, 10 anni. Una parrucca abbandonata, un giocattolo di carnevale. La indossai davanti allo specchio. Improvvisamente quella parrucca diventò come una nuvola su cui viaggiare sulla storia della mia vita, finalmente una vita che era veramente mia, che era la mia identità. E rubai il rossetto alla mia mamma. Un gesto così semplice, per una ragazza, per una donna, un gesto consueto. Per me significava finalmente poter essere me stessa. Sì, con la desinenza femminile. Sembrerà molto strano o buffo tutto questo, ma a Napoli, noi femminili siamo veramente un'istituzione che ha radici antichissime, perché già nell'antica Grecia il Remis, l'ermafrodito, era la persona perfetta, quella che aveva in sé tutte e due le cose, l'uomo e la donna, le due entità, il maschile e il femminile, su cui si basa l'intero ciclo del mondo, l'intera vita sulla faccia del pianeta. E così siamo diventati a Napoli come dei personaggi che fanno parte dell'economia dei vicoli. Noi siamo quelli che si occupano nelle case di accudire i bambini quando le madri non possono perché sono al lavoro. Siamo quelle persone che vengono invitate in tutte le occasioni perché conosciamo la storia del vicolo, siamo un po' la memoria storica e raccontiamo con il nostro modo, così simpatico, così sboccato, così irriverente, tutte le storie possibili. E siamo i protagonisti di una serie di riti e di storie. Pensate che a Napoli i femminili sono quelli a cui si dà il bambino in braccio appena nato perché gli trasmetta la fortuna e la buona sorte. E sempre per la buona sorte siamo i protagonisti della tombola. La tombola dei femminili è un rito famosissimo a Napoli. Anticamente soltanto i femminili e le donne partecipavano alla tombola che si teneva di solito in uno scantinato, mentre gli uomini potevano guardare soltanto dall'esterno, perché noi portiamo fortuna. E poi abbiamo il rito del matrimonio dei femminili, che era un rito che ancora oggi si fa qualche volta, ma era molto antico, già nel 700 e nell'800, il matrimonio della zecca, ispirato alla moglie di Pulcinella, in cui due uomini fingono di essere un marito e una moglie, fanno una grandissima festa e sfilano in carrozza per le strade della città, mentre il popolo si veste con abiti da matrimonio, come se fosse vero, e partecipa a un grande banchetto. E dopo 9 mesi c'è la figliata, davanti a una chiesa chiusa, al tramonto, un femminello finge di partorire un bambino e un altro finge di essere la levatrice, e alla fine stringe tra le braccia una bambola di pezza, provando l'emozione negata dal destino di essere madre veramente. Altre cose che facciamo sono la Camurriata, la festa della Madonna delle Galline. Noi siamo le protagoniste con quei balli sfrenati della Camorra e facciamo divertire tutti perché la Camorra è un ballo molto antico, fatto di corpi che si incontrano in un ritmo che è il ritmo della vita, del tamburo, tam tam, la Camorra, come la nostra vita. E poi la nostra festa più grande è la festa della Candelora. Esiste una Madonna che ci protegge, la Madonna Schiavona, chiamata così per il manto nero che ricorda quello dei servi, degli schiavi di colore. Ecco, noi andiamo in gruppo, in frotta a quella che chiamiamo l'aiuta dei femminili, tutti quanti, da tutte le parti della Campania, anche d'Italia. Andiamo a rendere omaggio a
alla nostra Madonna. Un abate cattivo ci cacciò un giorno di là, nel 2002, e disse: basta con queste scedate che non c'entrano, queste sceneggiate, queste pagliacciate che non c'entrano niente con il culto. Ma noi veramente siamo devoti alla Madonna, noi siamo persone che hanno un cuore, ecco. La nostra vita sembra una festa, indossiamo rossetti, parrucche, trucchi da carnevale, abiti sgargianti. Sembriamo come il simbolo dell'allegria, della trasgressione. Ma dietro tutto questo colore, dietro tutta questa festa, non ci sono vere luci. È come se fosse una festa senza luce. Chi li vede? I pianti, le lacrime, le solitudini, la notte sul cuscino, quando nessuno ci vede, quando togliamo la parrucca e il trucco. Chi ci addita e pensa che siamo delle persone volgari, sporche? I nostri stessi genitori, quando ci rifiutano e si vergognano di noi, o gli amici che ci prendono di mira a scuola con il bullismo, o le persone che hanno una vita felice, normale, lavoro, matrimonio, figli, e non possono immaginare la difficoltà che c'è nel vivere in un mondo che è fatto per il binario maschio-femmina e dove non c'è spazio per persone come noi. Beh, se le persone pensassero alla nostra solitudine, in quel momento quel dito che ci puntano contro, se ci pensassero soltanto un attimo, potrebbe diventare una mano che si tende per sollevarci quando cadiamo.